Ci troviamo sulle rive del lago Angitola, un bacino artificiale che nasce dallo sbarramento del fiume omonimo, che scorre a cavallo tra due comuni, il comune di Pizzo Calabro e Maierato, entrambi ricadenti nella provincia di Vibo Valentia. Ci troviamo sul versante tirrenico centro-meridionale della Calabria. Il parco naturale è stato istituito con una legge regionale nel 1990. Ricopre con i suoi circa 17.700 ettari il territorio delle Serre Calabresi, quella parte dell'Appennino meridionale tra Sila ed Aspromonte. Mediterraneo sì, che la nave che va da sola, la musica è tutta vera. Pioppi neri, cannucce tife, salice bianco, ontani neri, mazze sorde sono solo alcune tra le specie arboree che crescono sulla riva del lago, dando vita a lembi di bosco idrofilo e piccole paludi. Anche la fauna non è da meno, è la classe dominante, senza dubbio gli uccelli, se ne contano fino ad oltre 100 specie. Il falco pescatore, il falco di palude, il cormorano, l'aerone bianco, l'aerone cinerino. E lo svasso maggiore è quello che domina senza dubbio la scena. Non manca qualche tartaruga e con nostra grande sorpresa si affacciano a bere al calar del sole anche i cinghiali. La scienza e la leggenda del flamenco della Taranta è fra l'algebra e la magia, la scia di quei marinai è quell'onda che non smette mai, è il Mediterraneo. Quest'area è morfologicamente nota come la Piana di Sant'Eufemia e rappresenta oggi il fulcro dell'attività agricola della Calabria. In realtà qui si sviluppano molti insediamenti agricoli, attività industriali di vario tipo, ma non è stato sempre così. Corsi e ricorsi storici l'hanno resa oggi quella che è, ma da sempre questa piana era una piana interamente paludosa, interamente ricca di paludi, acquitrini, stagni che certamente non consentivano lo sviluppo di alcun tipo di attività e quindi pochi insediamenti abitativi. L'attività di bonifica è iniziata con la costituzione anche delle prime vie di comunicazione, quindi possiamo risalire all'epoca borbonica, passando per Mussolini, fino agli anni 60-70. Attività di vario tipo, susseguirsi di creazioni, di consorsi di bonifiche, associazioni di volontari, tentavano in qualche modo di ripristinare questa zona e quindi consentirne la bonifica e sviluppare l'attività agricola della zona. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze, country road. Ma la contrazione di tutte queste aree umide a livello nazionale, non soltanto a livello regionale, ha portato con sé anche dei contro. Nel senso che è vero che la bonifica di tanti siti ha consentito lo sviluppo di attività agricole, lo sviluppo di insediamenti abitativi lungo le coste, di insediamenti produttivi di vario genere, ma ha tolto anche spazio agli habitat naturali che esistevano.
e che erano prevalentemente sede di svernamento e di nidificazione di specie venatorie molto importanti e che ovviamente sono sparite. Adesso, grazie all'interesse comunitario, a tutta una serie di convenzioni internazionali, quali ad esempio quella di Ramsar, e il recepimento di direttive comunitarie a livello nazionale e a livello regionale, hanno reso alcuni siti, come il lago Angitola, siti di interesse comunitario. Il lago Angitola stesso si sviluppa all'interno di un'oasi protetta, dove si tenta in tutti i modi di tutelare le specie acquatiche che vivono nella zona, non soltanto faunistiche ma anche floristiche, e quindi il mantenimento di condizioni ideali per la vivibilità anche, delle specie diverse dall'uomo. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Ma qual è il contesto geologico all'interno del quale ci troviamo? Qui in particolare siamo nel cuore della Calabria, dove Mar Tirreno e Mare Ionio sono separati in linea d'aria da soli 30 km. Per capire il contesto geologico della zona che lambisce il lago, bisognerebbe fare riferimento al quadro regionale della geologia della Calabria. Allora, la regione in sé si divide in due grandi macrozone: il settore settentrionale, che è dominata dalle formazioni del Monte Pollino e della catena costiera. In particolare, il Monte Pollino richiama ancora la natura sedimentaria di quella che è l'ossatura dell'Italia, cioè della catena appenninica, per cui blocchi di strati di materiale deposizionale che registrano l'epoca in cui esisteva ancora la Tetide, quindi siamo nel Mesozoico. A partire dalla valle del Crati fino allo stretto di Messina, quindi il comprensorio all'interno del quale rientrano il massiccio Silano, le serre e i monti peloritani stessi, la natura della litologia prevalente cambia. Cambia perché cambiano anche le dinamiche tettoniche che decidono la successione litologica che noi incontriamo percorrendo le strade tutti i giorni. Allora, da questo punto di vista, qui la litologia diventa prevalentemente di natura plutonica, quindi graniti, rocce metamorfiche. Sono rocce che in realtà, per formarsi, hanno bisogno di elevatissime profondità e di elevatissimi valori di temperatura. Per cui com'è possibile che affiorino in profondità, affiorino da enormi profondità, risalgano in superficie? Beh, questo è legato al fatto che localmente qui esista un sistema di faglie che fa emergere questi blocchi molto profondi, e nell'emersione di questi blocchi il materiale più recente deposizionale, quindi tutto quello che viene eroso in fase post-orogenica, viene
eliminato e quindi affiorano gli strati più profondi. Lembi di materiale sedimentario in realtà qui si trovano all'interno di bassi strutturali come sono proprio quelli che circondano il lago dell'Angitola. Materiale sedimentario che qui diventa di natura prevalentemente argillitica, arenitica e conglomeratica. Bene, il montaggio di questo video è stato reso possibile grazie all'enorme quantità di materiale fotografico e video che abbiamo raccolto durante le giornate di permanenza sulle rive del lago. Per questo motivo si rende doveroso da parte nostra ringraziare chi ci ha consentito di farlo, il direttore del Parco Naturale Regionale delle Serre, il dottor Francesco Maria Pititto, nonché tutti i suoi collaboratori per l'accoglienza che abbiamo ricevuto. Speriamo che questo contributo possa essere null'altro che un valore aggiunto al lavoro quotidiano che voi già fate e come è doveroso da parte delle istituzioni di occuparsi della tutela di queste aree, è doveroso anche da parte di noi cittadini di poter usufruire di queste aree facendolo nel totale rispetto dell'ambiente, dei ritmi di vita, delle comunità biologiche che sono installate. Perché tutto questo possa essere donato in eredità ai nostri giovani e tutto il lavoro che è stato fatto finora non vada perduto.